Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Click day di aprile per bonus autonomi. Il sito dell'INPS andò in tilt per un attacco hacker. La storia di quel blackout viene in qualche modo riscritta dal report 2 dell'organismo permanente di monitoraggio e analisi sui rischi di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso. Hanno scritto ostacolate le procedure per accedere ai benefici. Scuola, mascherine, distanze e turni, insomma, cosa prevedono le linee guida ufficiali per settembre? Dalla bozza circolare in questi ultimi giorni all'ultima versione, qualche cambiamento c'è stato, frutto della mediazione con gli enti locali e del confronto con le organizzazioni sindacali. Vitalizi, insomma, chi ha votato per ridare il privilegio agli ex senatori? Nella commissione ci sono compagni di Forza Italia e prof scelti dalla Casellati. Ed il presidente Caliendo potrà beneficiare dello stop al taglio. L'organo che ha accolto il ricorso degli ex parlamentari contro il taglio dell'indennità è da mesi al centro delle polemiche per la sua composizione. La 5 Stelle evangelista a novembre si dimise per l'intreccio di relazioni amichevoli e professionali nelle nomine dei componenti. Senatore 5 Stelle Di Nicola ha detto l'impronta digitale sono di Forza Italia. Insomma, ora la Presidente prende le distanze e dice: a me dispiace molto che questa decisione sia intervenuta in un momento così difficile per gli italiani, ma comunque la sentenza è appellabile. MES, la Merkel dice non resti inutilizzato, ma la decisione sull'uso spetta all'Italia. Conte risponde: i conti li facciamo io, Gualtieri e ministri. In un'intervista ad alcuni quotidiani europei, la cancelliera alla vigilia del semestre di presidenza tedesca rivolge un messaggio ai paesi europei in vista del percorso da intraprendere per superare la crisi economica. Ha detto il Recovery Fund è importante, ma non risolve tutto. Cercherò di convincere i paesi frugali che si usino tutti gli strumenti. E il Premier ha risposto: lo rispetto, ma scegliamo noi. Coronavirus, il monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità. L'epidemia non è affatto conclusa, hanno scritto. Focolai mostrano come il virus si trasmette in modo efficace. Nella settimana in cui tre regioni hanno un indice RT superiore a 1, che sono Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna, l'Istituto Superiore di Sanità invita nuovamente a non considerare cessato l'allarme per il coronavirus. Hanno scritto bassa criticità, ma bisogna mantenere comportamenti adeguati. Notizie da Napoli e dalla Campania. Turismo cimiteriale a Napoli, l'appello degli operatori. Poggio Reale come Père Lachaise. I tempi sono maturi, anzi siamo in ritardo, hanno detto. Cimitero di Poggio Reale è uno dei più antichi d'Italia, ha tante storie da raccontare, tanti sono i suoi ospiti illustri. È arrivato il momento di metterlo a sistema in un discorso più ampio del restituirgli decoro. È giunto il momento di puntare sul turismo cimiteriale, sulla falsariga di esempi come Père Lachaise a Parigi oppure l'Highgate a Londra. Lo dichiara l'impresario funebre Gennaro Tamaro, che così raccoglie l'invito lanciato attraverso il suo blog dall'architetto Fabiana Gardini. Napoli, il prefetto Valentini a Scampia, potenziare le reti di socializzazione. Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha presieduto ieri mattina il tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana presso la 8ª municipalità, alla presenza dell'assessore alla sicurezza urbana del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, del presidente della municipalità, dei responsabili locali degli uffici e comandi delle forze dell'ordine, della polizia locale e municipale e del rappresentante della direzione scolastica regionale. Notizie da Treviso e dal Veneto. Viaggiavano con tre coltelli fermati e denunciati a Treviso dopo un pedinamento a distanza. Il veicolo che era stato attenzionato dagli agenti da alcuni minuti in quanto si aggirava per le vie del centro senza meta, insomma, è stato bloccato alla fine. Conegliano, un ubriaco picchia tre minorenni, è stato arrestato. Violenza mercoledì sera in piazza Duca d'Aosta, i ragazzi medicati in ospedale. In manette un 21enne di Mareno. Si allontana da casa, è stata trovata morta in un canale. Tragedia nel pomeriggio a Sprenziano. Carla Fassa, classe 1949, non dava più sue notizie da venerdì. Il corpo è stato ritrovato in una chiusa e recuperato dai vigili del fuoco di Treviso. Zaia, nuova ordinanza in Veneto per trasporto pubblico e sport di squadra. Il provvedimento è stato annunciato venerdì 26 giugno e sarà in vigore fino a venerdì 10 luglio.
Tornano i quotidiani nei bar e nei saloni di bellezza e riaprono saune ed ippodromi. Studentessa si trova in casa due ladri che sono costretti a scappare. L'episodio è avvenuto lunedì scorso a Morgano. Sfortunatamente protagonista è una ragazza 19enne. Con l'arrivo dell'estate, insomma, preoccupano gli assalti dei topi e dell'appartamento. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra inviata Sabrina Ciccotti da Udine. Sabato 26 giugno 2020, sul treno regionale Udine-Venezia, un uomo sospetto è stato fermato dalla Polizia di Stato. Il 41enne, originario di Bologna e già con precedenti penali, non ha saputo dare spiegazioni perché dal suo bagaglio uscivano tre grosse lame. L'uomo verrà indagato e sarà sanzionato in quanto era in stato di ebbrezza e non indossava la mascherina. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e adesso Sabato 26 passiamo giugno alle altre 2020, sul treno notizie, regionale cari amici. Udine-Venezia. Aria più pulita durante il lockdown, ma serve una strategia. Uno studio ha analizzato l'andamento delle concentrazioni dei diversi inquinanti su tutto il territorio del bacino padano. I partner del progetto, che sono Life Prepare, hanno presentato in diretta YouTube lo strumento preliminare degli effetti delle misure Covid-19 sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell'aria nel bacino padano. Numerosi gruppi di ricerca hanno affrontato un'importante questione sia a livello nazionale sia internazionale. Tra questi gruppi merita un'attenzione particolare quello istituito all'interno del progetto EU-Life Prepare, al quale partecipano sia l'ARPA Friuli Venezia Giulia, sia la Regione Friuli Venezia Giulia, assieme alle altre agenzie e regioni del bacino padano. Il 19 giugno scorso sono stati presentati quindi i risultati di questo primo studio condotto mettendo a sistema i dati, ma soprattutto il know-how di diverse agenzie facenti parte del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. Travolto dalla corrente dell'Isonzo, lo salvano i pompieri, grande paura per un uomo di 40 anni che si era immerso per rinfrescarsi tra Turriaco e Fiumicello. Tempestivo soccorso dei vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone e del nucleo SAF del Comando Provinciale di Gorizia ha permesso di salvare la vita a un uomo di 40 anni che nel tardo pomeriggio di ieri ha attraversato il fiume Isonzo in comune di Turriaco in prossimità del chioschetto per rinfrescarsi. Udine detenuto tenta di salire sul tetto del carcere, un atto dimostrativo durante l'ora d'aria, protagonista un cittadino albanese di 45 anni. Momenti di concitazione nel carcere di Udine, dove un detenuto di 45 anni, cittadino albanese, durante l'ora d'aria, mentre si trovava lungo i camminamenti all'esterno delle celle, ha superato il primo muro di protezione alto 3 metri, per poi tentare di raggiungere un secondo muro alto 10 metri e protetto da una rete a maglie fitte. Si rovescia addosso il sugo ustionato un bimbo di 5 anni. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'elicottero sanitario. Un bambino di 5 anni è rimasto ustionato al tronco e alle braccia dopo essersi rovesciato addosso un padellino contenente della salsa di pomodoro bollente. Sfreccia a 210 all'ora in tangenziale, nei guai un centauro incastrato dal nuovo telelaser della Polstrada. Patente sospesa e multa da 850 a 3.400 euro. Nel periodo post-Covid riprendono a 360 gradi i controlli della polizia stradale nella provincia di Udine. Particolare attenzione è stata dedicata alle condotte di guida più pericolose, tra cui l'eccesso di velocità. L'esito dei controlli è stato molto significativo. Lungo la tangenziale, durante un servizio con il telelaser ultralight di ultima generazione, un motociclista è stato fermato mentre stava circolando a 210 km all'ora, superando così di oltre 100 km il limite imposto. Bene, cari amici, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.